Buongiorno. Ben alzar. Allora, diamo il benvenuto a Martina e Noemi, che è in partenza. Finisce la presentazione, girati un attimo, scusami. Giro ancora. Ok, poi dopo credo se ne vada, non lo so perché viene a fare la presentazione con lo zaino, però va bene. E loro sono della Scuola Media Simoni di Medicina. Ciao a tutti e benvenuti alla quinta edizione del premio Giorgio Gaber per le nuove generazioni. Prima di introdurre il primo progetto della giornata è necessario fare alcune precisazioni. La prima riguarda i telefoni cellulari, che come sapete sono proibiti durante le attività. L'altra è relativa allo spirito del premio, che prevede educazione e rispetto. Quindi vi chiediamo di tenere il giusto silenzio durante la presentazione scenica del lavoro dei nostri amici di Padova. Vi ricordiamo anche che il lavoro che stiamo per vedere sarà oggetto di un incontro che avrà luogo nel pomeriggio e che sarebbe carino nei confronti dei ragazzi di Padova lasciare alcuni commenti nell'apposito forum all'interno del sito del premio. Passiamo la parola invece a Martina. Ciao a tutti. Un'altra nota relativa alla sicurezza: in caso di necessità le uscite di sicurezza sono poste a due lati della sala. Una in fondo sulla sinistra e un'altra è accanto al palco sulla destra. In ogni caso facciamo sempre riferimento al personale del premio e ai nostri insegnanti. Per la sezione teatro e rappresentanza della Regione Veneto, da Padova, i ragazzi del liceo scientifico e linguistico Cornaro presentano il progetto ogni 8 minuti. La referente del progetto è la professoressa Luisetta Callegari, mentre gli operatori esterni sono Alberto Riello e Massimo Farina. Nel mondo viene assassinata una donna ogni 8 minuti, in Italia una ogni 2-3 giorni. Il 70% degli assassini sono mariti, fidanzati, compagni o ex compagni di vita. Li chiamano delitti passionali, ma è sbagliato, non si tratta né di amore né di passione, semmai di ignoranza, del cultura del possesso, del mia o di nessun altro. Il progetto affronta una delle più drammatiche emergenze nel nostro tempo, con la convinzione che l'Italia è terra di passioni vere e che uccidono ogni altro. Dalle Sacre Scritture. Dio disse: non è bene che l'uomo sia solo, gli voglio fare un aiuto che gli sia simile. Il Signore Dio plasmò dal suolo ogni sorta di bestie selvatiche e tutti gli uccelli, ma l'uomo non trovò tra gli animali un aiuto che gli fosse simile. Allora Dio plasmò con la costola che aveva tolto all'uomo una donna
e la condusse all'uomo. Dio disse alla donna: io moltiplicherò i tuoi affanni e le tue gravidanze, con dolore partorirai i tuoi figli, sarai sotto la potestà del marito ed egli ti dominerà. Dal Corano, la donna impara in silenzio con ogni sottomissione, poiché non permette alla donna né di insegnare né di usare autorità sul marito, ma stia in silenzio. Da Aristotele, la femmina è un maschio mancato. Pitagora, c'è un principio buono che ha creato ordine, luce e uomo, e un principio cattivo che ha creato caos, tenebre e donna. Woody Allen, non conosci una donna fino in fondo finché non la incontri in tribunale. Da Humphrey Bogart, non bisogna mai contraddire una donna, basta aspettare e lo farà da sola. Da Eminem, se solo ti muovi ti faccio sputar sangue, muori puttana, muori. Al cavallo sprone e alla donna bastone. Chi dice donna dice danno. Dal mare sale, dalla donna male. Donna e orto, vuoi un sol padrone. Donna e fuoco, tocca di fuoco. 3D rovinano l'uomo: diavolo, denaro e donna. Se vuoi vivere e star sano, dalle donne stai lontano. Donne oche, niente poche. La donna è come la castagna, bella di fuori e dentro l'è la magagna. Malanno e donna, senza ragione, sono in ogni luogo e in ogni stagione. Insomma, gli uomini di ogni epoca, latitudine, longitudine, religione, cultura, classe sociale, per una volta su una cosa sono tutti d'accordo: la donna è il male assoluto! L'unica che ancora non lo capisce, che ancora non si capacita, è soltanto lei. Sono nata, adognata, cresciuta, sposata, viziata, leccata, goduta, battuta, fagocitata, violentata, espugnata, ammazzata, sotterrata. Della vita non mi sono mai capacitata. Molto bella. Nella sua stessa città viveva un signore ricco, gentile, molto gentile. Si chiamava Barba Blu. Egli si innamorò di lei e la chiese in sposa. Mi vuoi sposare? Sì! La fanciulla accettò! Sì! Le nozze furono celebrate con grande sfarzo! No! Non ho detto sforzo! Ho detto sfarzo! Ah! E tutto era bellissimo! Grazie! Un giorno però Barba Blu dovette partire. Mie care ragazze, devo partire per un lungo viaggio. Ma non vi preoccupate,
vi lascio le chiavi della cucina. Le chiavi della macchina. E le chiavi del bagno. Sì! Ma attenta a non aprire la porta dello stanzino in fondo al corridoio. Altrimenti... Capito? Capito? E me ne andò. Buono papà! Ma la fanciulla non riuscì a resistere alla tentazione di aprire quello stanzino. Sì! No! Sì! No! Sì! No! No! Sì! No! Sì! Sì! E me ne tornò! Ora papà! Sono sicuro che hai aperto la porta dello stanzino. No! Scommettiamo? Gridò! Sì! Testa o croce? Testa! Ti taglierò la testa! Croce! C'era una volta una fanciulla molto bella. E adesso non c'è più. C'erano una volta Antonella, Domenica, Nunzia, Stefania, Giovanna, Gisella, Linda, Chiara, Rosa, Martina. E adesso non ci sono più. Tutto è cominciato 25.000 anni fa, quando l'Homo sapiens si è evoluto da mangiatore di insetti. A esploratore delle profondità del cosmo. Egli vive più a lungo. Vive molto meglio. Con sempre maggiori comfort. Soltanto la femmina sapiens continua a prendere delle gran mazzate e un motivo ci sarà. La violenza sulle donne. Di chi è la colpa? Certo, donne, è colpa nostra. Pensate che lo stupro sia un mezzo utilizzato dagli uomini per controllarvi, rafforzato da anni di patriarchia? Siete chiaramente fuorviate dall'idea che anche le donne siano delle persone, perché, riconosciamolo, signore, lo stupro è colpa nostra! Comincia tutto da ciò che indossate! Voi non lo sapete, ma le donne in gonna sono la principale causa degli stupri! E sapete perché? Perché gli uomini hanno gli occhi! Allora, è colpa nostra! Te raccolgo io!
Capitalismo. Ecco voi una sana competizione di capitalismo. Prima di tutto, perché la donna genera. La casa. Si pensa che negli Stati Uniti per il solo lavoro domestico alle donne dovrebbe essere circa 6 volte quello che viene speso per la difesa nazionale. E come se non bastasse, la donna acquista più dell'80% dei prodotti venduti nei paesi sviluppati, il che equivale a dire che è un motore vitale per la produzione. Limitandoci a queste due considerazioni, si evince che la donna è sia consumatrice che consumata. Consegue che le economie moderne devono a lei la loro sopravvivenza, per potere d'acquisto, capacità riproduttiva e lavoro domestico non retribuito. Se da domani tutte le donne, invece di alzarsi, rimanessero a dormire, le economie del globo collasserebbero nel giro di 24 ore! Direi che ce n'è abbastanza per odiarle e punirle tutte. No, nemmeno questo mi convince. Non si può far risalire tutto al vile denaro. Secondo me
non si tratta di materialismo, bensì di evoluzionismo. La violenza sulle donne, che sia funzionale all'evoluzione, forse che, oltre ad avere il compito di partorire, oh. Cento cicine dov'era? Voglio l'epidurale, voglio l'epidurale! Sei una fighetta! Sta uscendo! Vengo! E quindi di preservare la specie, la donna ha anche il compito di farla sfogare, la specie? Finché esercita la pratica di una costante ed energica violenza su di lei, il maschio incanala gli istinti violenti, è spirituale di se stesso e quindi della propria genia. In fondo si sa che quasi tutti i grandi artisti, Dante, Michelangelo, Donatello, Raffaello, Leonardo, gli artefici del progresso civile e scientifico dell'umanità, erano in cazzosi e malessi. Egli vede nel prossimo un oggetto su cui può anche sfogare la propria rabbia, sfruttarne la forza lavorativa senza ricompensarlo, abusarne sessualmente senza il suo consenso, sostituirsi a lui nel possesso dei suoi beni, umiliarlo, farlo soffrire, torturarlo e ucciderlo. L'uomo è un lupo per l'uomo. Questa ovviamente è una teoria. Homo femine lupus. Questa invece è una realtà. Nel mondo ogni 8 minuti una donna viene assassinata. In Italia una ogni 2-3 giorni. Il 70% delle vittime cade per mano del partner o dell'ex compagno. Ogni 8 secondi nel mondo una donna subisce violenze fisiche o psicologiche. Donne che perdono la gioia di vivere.
Maggio risveglia i nidi. Maggio risveglia i cuori. Schiamazzano i fanciulli in terra e in cielo gli augelli. Le donne hanno i capelli rose e negli occhi il sole. Tra colli, prati e monti, di fior tutto è una trama. Canta, germoglia ed ama l'acqua, la terra, il cielo. Avezzano, 5 maggio. Nina Maggio, 23 anni, gettata dall'auto e investita dal marito. Napoli, 7 maggio. Alessandra Cubelli, 36 anni, ammazzata a mani nude dal marito. Alessandria, 13 maggio. Diana Desiree, 30 anni, accoltellata dal compagno. Piacenza, 17 maggio, Maria Antonietta, uccisa dal marito. 24 maggio, Bresciano, Caur Balwinde, 24 anni, strangolata dal marito. Vicenza, 28 maggio, Vincenza Azzullo, uccisa dal marito, guardia giurata. Liella, 30 maggio, Teresita, 90 anni. Uccisa martellata. Cesena, 31 maggio. Sabrina Blotti, uccisa con 3 colpi di pistola da Gaetano delle Foglie, che poi si uccide. Ferrara, 31 maggio. Ludmila Rugova, 43 anni. Strangolata dal marito. Totale, 11 donne uccise. Le cifre rispecchiano la statistica, quindi un mese come un altro. Solo che maggio 2012 non è un mese come un altro, è il mese che più ci rappresenta. Maggio 2012 è il terremoto in Emilia, è l'economia che ha smesso di girare, è lo spread che sale vertiginosamente, è il tasso di disoccupazione più alto dal gennaio del 2004, è un ragazzo su 3 che non lavora, è i negozi che comprano oro usato, è la gente che si vende la casa perché non può più permettersi il mutuo, è un'impresa che chiude ogni minuto e mezzo, è una lista di medi e piccoli imprenditori suicidi, è tensione sociale che cresce, è default alle porte. Maggio 2012 è il terreno che trema sotto i piedi, nel senso letterale, e in quello metaforico! Maggio 2012 è perdita di ogni certezza! Tranne una, quella che ogni 2-3 giorni una donna morirà per mano di un uomo. Un uomo che sembra essere fuori dal tempo degli altri, che sembra conoscere solo il suo tempo, e nel suo di tempo c'è una sola priorità, se stesso. Nel 2013 le cose non vanno meglio. Il Ministero degli Interni comunica che ci sono state 177 donne assassinate. E che di questi 177 omicidi, 120 sono maturati nell'ambito familiare ed affettivo. Se invece che 177 madri, lavoratrici o studentesse fossero stati uccisi, 177 preti, poliziotti o 177 politici,
sarebbe la legge marziale. Se fossero stati uccisi 177 cagnolini, sarebbero scoppiate sommosse di piazza. Se poi ad uccidere le 177 donne fossero stati sconosciuti, magari stranieri, sarebbero state parate pene esemplari, messi ovunque poliziotti e telecamere. Ma se a uccidere è stato il padre, il marito o il partner, allora no, nessun provvedimento speciale. Infatti l'uomo non rappresenta una minaccia per la società se usa e abusa della propria donna. L'uccisione di una donna non è considerata eversiva nei confronti dello Stato o della morale. Desdemona! 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 Cosa? Cosa volete, mio signore? Voglio guardarti negli occhi. Guardami in faccia! Che capriccio è questo? Sento un furore nelle vostre parole, ma non vi capisco. Sentiamo. Cosa sei tu? Vostra moglie, signore. La vostra fedele e ideale moglie. E allora giuralo! Giuralo due volte che sei fedele! Il cielo mi è testimone! Il cielo è testimone che sei falsa come l'inferno! Verso chi, mio signore? Con chi? In che modo sono falsa? Non parlare e non muoverti! Vi obbedisco! Ma cos'è stato? Io non vi ho mai tradito! Anima cara, guardati dallo spergiuro! Sei sul tuo letto di morte! Parlate di morte? Confessa lealmente il tuo peccato! Tu devi morire! Abbiate misericordia! Io non vi ho mai tradito! Per Dio, spergiura! Ti indietro il mio cuore! Vuoi che quello che debba fare si chiami assassinio e non, come intendevo, un sacrificio? Ripudiatemi, signore, ma non mi uccidete! Smettila, puttana! Mezz'ora soltanto! Va fatto! Non c'è tempo! Dammelo il tempo di dire una preghiera! Troppo tardi! Tagli
mentre cammino, mi trasformo. Sono trasparente. È strano essere morta, sapere che non potrò più toccare nessuno, né bere una tazza di caffè, né pettinarti. Il tipo della criminale scatta foto, mi fotografa da pochi centimetri. Lui ora sta piangendo, vigliacco! Riesco a vedere il mio corpo fatto a fette come un melone e contemporaneamente l'uomo che l'ha ridotto così. Piange, vigliacco, e poi dice: mi aveva fatto soffrire troppo, ho perso il controllo. Non voleva più saperne di me. Non sopportavo la fine della storia. Provavo rabbia. Ero confuso, annebbiato. Avevo bevuto. L'amavo troppo. Al processo, sui giornali, per le strade, tutti parleranno di me e del perché sono stata uccisa. Ma non è stato allora che sono stata uccisa, è stato molto tempo prima. Alla fine il mio dossier si riempirà di polvere, chiuso dentro uno scaffale. In quel dossier ci sono le mie fotografie, quelle del mio corpo squartato come una bestia da macello. Intanto il tipo della criminale continua a farmi foto, canticchiando una canzonetta. Scatta e canticchia, scatta e canticchia. Neanche da morta, il mio corpo è solo mio. Per i 23 anni che sono venuta al mondo, il mio corpo non mi è mai appartenuto davvero. Ora il mio corpo appartiene a ogni video musicale che presenta le donne come poco di buono, ad ogni canzone che le etichetta come puttane, ai fotogrammi a rallentatore che inquadrano tette che ondeggiano, fianchi che rotano. Il mio corpo appartiene ad ogni guardone, appartiene ad ogni fantasia di sesso, appartiene ad ogni donna a cui è stato detto che se l'è cercata, alla bambina molestata dallo zio, all'adolescente violentata dal compagno della madre, alla studentessa stuprata dal compagno della madre, alla madre costretta a fare l'accompagnatrice per crescere il figlio, all'emigrata costretta a battere a forza di botte, alla ragazzina di 14 anni che si è suicidata. E non è ancora abbastanza! Il mio corpo appartiene ai manifestanti, ai loro simboli, ai loro slogan, alle loro bandiere che sventolano nelle piazze. Potrà finalmente appartenere a me.
ringraziamento, un applauso a tutti i ragazzi di Padova. Adesso passiamoli a conoscerli uno a uno. Saldin Giulia. Cottin Sara. Fagian Enrico. Pacagnella Jacopo. Lo schiavo Matteo. Andrao Eleonora. Gabriele. Luca. Costanza. Alice. Lasciate dal premio e dal Teatro Stabile di Grosseto, grazie a tutti.